Questo Welcome Day è dedicato alle matricole del Dipartimento di Studi Umanistici, naturalmente di tutti i nostri corsi di laurea, soprattutto triennali, perché le magistrali hanno tempi molto più lunghi di iscrizione, e ancora una volta è a numero chiuso per questo Covid che non ci abbandona interamente, quindi non sappiamo mai quando organizziamo che cosa ci aspetterà. Quindi abbiamo fatto anche per quest'anno un numero chiuso a 100, per paura che ci fossero novità Covid che potevano sconvolgere la nostra giornata. Per noi è una giornata importante, spero e speriamo che lo sia anche per voi. Welcome Day è un momento di accoglimento, ma è anche un momento che vorrebbe essere di dialogo e anche di informazione per tutte e tutti voi. Oggi abbiamo la lecture di Nicola Gardini, che già ringrazio per aver accettato il nostro invito. Gli abbiamo chiesto, come spiegherà molto meglio di me lui stesso, ma gli abbiamo chiesto di trattare il tema del futuro, dei giovani del futuro, delle giovani del futuro. Naturalmente lui lo interpreterà nel modo in cui gli è proprio. E poi però continueremo con la presentazione molto rapida di tutti i nostri corsi di laurea e poi con le informazioni che sono utili nella prima fase di avvio del vostro arrivo e della vostra permanenza nel nostro dipartimento. Ma il Welcome Day, e poi ecco, ci sono le visite, lo sapete, alla biblioteca, alla città, ci sono ancora vari posti, facciamo due visite alla città, la presentazione di Trieste letteraria e di Trieste ebraica, e poi quest'anno c'è la grande novità del concerto in presenza, che comincia alle 18:30, quindi naturalmente siete tutte e tutti invitati, con anche un aperitivo di benvenuto da vivere insieme. Ma dicevo, questo Welcome Day che noi facciamo già da 4 anni è particolarmente importante per noi dopo il Covid. Io dico dopo, anche se appunto non siamo proprio dopo, forse ci sarà una seconda, lo sappiamo. Ma con molti dei nostri studenti, il nostro delegato alla didattica lo sa bene, purtroppo nel corso del Covid ci siamo un po' persi di vista, in senso letterale, perché siamo passati all'insegnamento in DAD, con luci e ombre, diciamo, anche molte luci, perché ci siamo subito e velocemente riconvertiti, grazie anche ai nostri informatici. E grazie all'Ateneo che ci ha supportato tutti i dipartimenti, però la DAD non è come la presenza. E quindi io oggi lo dico forte, per noi tutti e tutte la presenza deve essere un valore, perché il tema non è soltanto trasmettere, no, le nostre lezioni, le nostre competenze, ma il tema è discuterle con voi in un processo circolare, e questo avviene con molta più difficoltà in DAD. E poi l'università è aggregazione e creazione di comunità, e quindi la DAD a volte è comoda, però tende a chiuderci nelle stanze e a non farci vivere le aule con tutto quello che le aule hanno di positivo. E quindi non solo appunto gli insegnamenti, ma i rapporti tra studenti e studentesse, e i rapporti con i docenti, le docenti e con le strutture di riferimento. Quindi ecco, io vi invito, e questo è un messaggio forte davvero che vorrei dare, penso anche a nome dell'Ateneo, perché lo condividiamo,
cercate di esserci fisicamente, no? Se naturalmente la situazione pandemica ce lo permette, perché questo è veramente tanto importante. Un altro piccolo accenno prima di avviare la giornata, per dare la parola al nostro delegato di Ateneo alla didattica, che in questi anni ha fatto un lavoro veramente straordinario, è il valore degli humanities. Ci sarebbe tanto da dire, penso che ne parlerà anche il professor Gardini, ma io credo che una parola sul valore degli studi umanistici in questa sede si debba dire. E tra le tante cose che si potrebbero dire, ma che non dirò perché abbiamo una giornata molto densa, è che le humanities, gli studi umanistici, non sono disgiunti dalla nostra vita reale, anzi sono molto integrati alla nostra vita reale. Credo che tutti i grandi temi che noi ci troviamo davanti abbiano assoluta necessità dell'interpretazione, della ricerca, degli studi che hanno a che fare con le discipline umanistiche. E guardate, non parlo soltanto della guerra, naturalmente, che ci sta travolgendo in questa fase, ma parlo anche e soprattutto, infatti abbiamo dedicato questa giornata a Sainte-Hertz, è un tema che ci sta molto a cuore, lo facciamo già da diversi anni, quest'anno in maniera più chiara. Senza le humanities, il contributo delle humanities è molto difficile anche salvare la Terra. E quindi le discipline umanistiche devono, possono proficuamente dialogare, integrarsi con quelle che noi chiamiamo un po' in maniera semplificata le scienze dure. È quello che il nostro dipartimento fa da anni, ci siamo ibridati, diciamo così, col dipartimento di scienze mediche, in un master importante che si chiama la scuola in ospedale, in un corso di aggiornamento che si chiama Health Humanities, cioè la cura, no, della persona anche attraverso le humanities. Insomma, io credo che gli studi umanistici debbano essere visti in una maniera nuova, anche in dialogo stabile con le altre discipline. Perché solo questa ibridazione, questo dialogo può aiutarci a capire un mondo che è molto difficile in questo momento, come sappiamo, ma anche aiutarci a fronteggiare le sfide, sono proprio sfide che noi stiamo vivendo. Prima di passare la parola a Paolo Edomi, che rappresenta l'Ateneo e che ringrazio di essere qui perché è naturalmente super impegnato, voglio ringraziare tutta la commissione Welcome Day perché noi lavoriamo a questo evento da mesi. Anche se poi, no, il programma sembra semplificato, però c'è un lavoro di organizzazione importante e quindi tutti e tutte, coloro che hanno partecipato, Lorenzo Savignago, Elisabetta Madriz, Pier Giorgio Trevisan, Rosanna Riolfo, Patrizia Turina, Elisabetta Ticani Sava, insomma, Massimo De Grazzi, che è il vice direttore, che per un grave lutto familiare non può essere qui stamani, ma che ha dato molto a questo Welcome Day. Quindi grazie, e grazie a Paolo per una volta, che in questi anni ci è stato molto vicino a tutti i direttori, e noi gli siamo grati perché sono stati davvero, grati perché sono stati davvero anni difficili, senza il supporto stabile dell'Ateneo non ce l'avremmo probabilmente fatta. E quindi
Grazie delle tue parole, di quello che dirai e poi continuiamo con la nostra presentazione. Se vieni qui davanti, ci vedo più. Intanto grazie a Elisabetta, grazie dell'invito, mi porto ovviamente i saluti del rettore, quindi do anch'io benvenuto a tutte le studentesse e tutti gli studenti presenti qui, presenti a Porto Gruaro. Allora, ringrazio ancora per le parole spese, perché effettivamente non è stato assolutamente per tutti quanti un periodo semplice. Sicuramente ci aspettano ulteriori sfide, purtroppo, di altra natura, ma credo che con la compattezza con cui abbiamo affrontato il Covid riusciremo a superare anche le prossime sfide che il mondo ci propone. Allora, come sono stato quando uno deve venire a dire qualcosa in un'occasione di questo genere, tra l'altro così importanti, ovviamente qualche pensiero in testa se lo fa. In realtà non posso essere contento o meno, ma i temi toccati da Elisabetta erano un po' i temi che volevo toccare anch'io. Allora, la prima cosa che mi è venuta in mente è una questione personale, devo dire, e quindi vi dico questo. Come voi quest'anno, anche mio figlio più grande, inizia all'università. E quello che dirò a lui è quello che mi sento di dire a voi. Voi penso che siate consapevoli che soprattutto che avete un salto, non da poco, da quello che è stato il mondo precedente a quello che è il mondo dell'università che vi proietta nel futuro. E io vi auguro di iniziarlo al meglio e di fare questo percorso al meglio perché sicuramente vi indirizzerà quello che sarà la vostra bella vita, no? E quindi siete preparati, spero bene, a scuola, con tutto ciò che la scuola ci dà di bene e di male, e su tutto quello che noi anche contribuiamo a migliorare con la collaborazione che abbiamo con il mondo scolastico, ma sicuramente il salto che avete è adesso, e lo state facendo in un dipartimento che appunto ha il nome di studi umanistici, ve lo dice uno che appunto è dell'area delle cosiddette scienze dure, ma che da quando ha finito qualche compito in Ateneo, prima di fare il delegato, ha fatto anche altre cose a livello istituzionale, ha sempre ritenuto che ci debba essere una forte collaborazione, come quella che la professoressa Bertosi ha ricordato, tra queste due aree. Ormai sempre di più si parla, e non in maniera vaga o solo per riempire documenti, si parla di interdisciplinarità, di fusione tra quelle che sono le discipline appunto di area umanistica e di area scientifica, anche in termini di costruzione di corsi di studio, di nuovi progetti formativi, si parla molto di soft skill, di tanti aspetti per cui il sapere deve essere un qualcosa che uno si porta dentro, che costruisce e che deve poter prendere da tutte le varie aree. Anche per questo motivo, per esempio, come Ateneo, stiamo incentivando sempre di più delle attività formative collaterali a quelli che sono i corsi di studio, che vi potranno fornire anche della sorta di accreditamenti da poter mettere nei vostri curriculum, si chiamano Open Badge, e abbiamo in mente di inventarci, se vogliamo, come si sta pensando anche a livello nazionale, anche altre forme di attività formative che affianchino quella che sicuramente sarà la vostra principale. Quindi sicuramente la prima cosa che mi sento di dirvi è un augurio per questo cammino che iniziate. La seconda cosa, altrettanto ovvia se vogliamo, ma importante, è il discorso dell'università in presenza. Elisabetta, la professoressa Bertosi, ha già ricordato molte cose, mi sento di aggiungerne un paio. Allora, intanto che come condotta politica dell'Ateneo in questi anni complicati di Covid, vi assicuro, al di là di quella che può essere stata in qualche singolo caso la percezione, è che la nostra linea è stata quella, e lo sappiamo anche con quello che hanno fatto invece altri, siamo confrontati altri atenei, di favorire il più possibile, a seconda delle normative che si susseguivano, nelle tempistiche che conosciamo, di favorire il più possibile l'attività in presenza. Dove abbiamo potuto, dove è stato possibile, abbiamo consentito l'attività in presenza. Anche lo scorso anno, per dirvi un dettaglio, se vogliamo, di tipo normativo, quando non c'era chiarezza se le aule potevano essere occupate al 50 o al 100%, abbiamo puntato al 100%. Perché la normativa, nella sua non chiarezza, perché è stata lasciata molta autonomia agli atenei,
ci consentiva di farlo. Quindi dove abbiamo potuto abbiamo favorito la presenza. Ma non tanto per un pensiero di così di combattere in qualche maniera il Covid in questo modo, ma proprio perché, come ricordava Lucia Vezzosi, la presenza in aula, il contatto con i docenti, è l'elemento principale che costruisce, per cui si fonda la nostra didattica. Voi vi troverete, io mi auguro, sono convinto, di fronte a un nuovo modo di fare didattica. Allora, quello che sono arrivato a dire quando mi hanno anche chiesto di fare qualche relazione su quello che abbiamo fatto in questo periodo di pandemia, consentitemi anche questa digressione personale, da genetista dico che noi abbiamo avuto un salto evolutivo. Chi sa un po' di speciazione di evoluzione sa che l'evoluzione può essere un processo graduale oppure avvenire per salti. Covid è stato un classico salto evolutivo. Sicuramente, è inutile che sto a dirvelo, ha portato tragedie. Come accade in natura e nell'evoluzione, ci sono stati aspetti positivi. Per quanto riguarda la didattica, l'aspetto positivo è stato l'accorgersi della presenza di strumenti digitali che esistevano anche prima, ma che noi sfruttavamo molto, molto di meno. Allora, l'avvertimento che vi ha dato la professoressa Vezzosi di venire in aula, di venire in presenza a fronte della DAD, secondo me va coniugato col fatto che tutti noi, sia docenti che studenti, dovremmo essere consapevoli di utilizzare al meglio quello che di fatto è semplicemente uno strumento. Cioè lo strumento digitale che ci consente adesso di farci vedere anche un'aula lontana. Oppure quello che, per esempio, avrete come possibilità, perché l'Ateneo ha deciso ancora per quest'anno di indicare a tutti i docenti di registrare le lezioni. Ecco, questo strumento è uno strumento che va utilizzato bene. Utilizzarlo male vuol dire vedere, non venire a lezione, prendere le registrazioni e guardarle qualche giorno prima dell'esame. Non è questo che vogliamo. Perché consentiamo le iniziazioni? Non tanto perché abbiamo paura che venga di nuovo Covid, speriamo di no ovviamente, e questo sicuramente sarebbe uno strumento. Usiamo le registrazioni perché pensiamo che in alcuni casi possano aiutare l'apprendimento, cioè rivedere la lezione perché magari mi è sfuggito un passaggio, usarlo come strumento di approfondimento, come stesso modo con cui approfondisco su un libro, è sicuramente un modo utile per usare le registrazioni. Come pure avvicinare quegli studenti, e ce ne sono, che hanno difficoltà temporanee o anche più lunghe di venire in aula. Non a caso nelle nostre linee guida abbiamo voluto chiamare questo tipo di didattica, che non è la DAD, non è stare lontano da casa a guardare le lezioni come eravamo in Covid, una didattica di tipo inclusivo. Ora l'Ateneo ha inteso indicare a tutti i docenti di mantenere le registrazioni e ha lasciato ai dipartimenti, ai corsi di studio, la facoltà di adottare forme di didattica inclusiva, cioè la presenza in streaming di alcuni studenti che per una qualche problematica non possono essere presenti in aula, ma per questo preciso motivo. Come tutti gli strumenti e come altri che sapranno dire meglio di me, gli strumenti si possono usare bene e fare male, ma è chiaramente non è quello che vogliamo. Ultimo pensiero, più di tipo, come dire, informativo, tecnico, vi racconteranno sicuramente come sono strutturati i corsi di studio. Sapete che ormai da sì, non abbiamo più le facoltà, quindi è il dipartimento il vostro riferimento anche dal punto di vista della didattica. Io voglio solo ricordare il fatto che, e anche questo è un bel salto rispetto alla scuola, questo lo dico anche per esperienza personale, oltre al figlio che è andato all'università, ne ho altri che danno più bene. All'università sarete chiamati ad un ruolo più attivo. Gli studenti sono chiamati, e non è anche qui uno strumento da poco, anche qui da usare bene, a valutare i docenti. Sono inseriti in un sistema che si chiama di assicurazione della qualità, di cui sentirete parlare, ma che come lo strumento digitale va usato bene e ci serve a migliorare. Il contributo degli studenti per migliorare noi e quindi lasciare qualcosa agli altri, perché quando voi giudicate un docente magari penserete che vabbè, un docente ormai ha superato l'esame, a cosa serve? Ma serve a migliorare per il futuro. Allora il vostro contributo nel miglioramento della didattica dell'università è fondamentale. Per quanto mi riguarda, tutti gli studenti sanno
ci sono i consigli di studenti, ci sono i rappresentanti, quindi vi invito sempre a rivolgersi, sanno che da lettore e poi a scendere quello che posso fare anch'io, ma veramente lo dico non per così, veramente le porte sono aperte, perché l'obiettivo di tutti è migliorare quella che è la nostra università, che è una comunità in crisi. Basta, perché mi dicono sempre che parlo troppo e hanno ragione. Vi auguro una buona giornata, un buon Welcome Day e un buon inizio di anno accademico. Sì. Allora, grazie. Scusate, io dovrò andare. Grazie Paolo, ci vediamo presto. Allora, ancora prima di passare la parola a Lorenza Savignago, che animerà, diciamo, questa mattinata, volevo dire che avrete visto che avete dei gadget in una borsetta poi dedicata. C'è un libro sui cinema, ma c'è uno dei nostri fiori all'occhiello, che è la bottiglietta borraccia che vuol combattere l'uso della plastica monouso, ecco, nell'ambito appunto di 7 Hertz. Quindi è una bottiglietta che molti ci invidiano, ogni anno la facciamo di un colore diverso da 4 anni, e quindi tenetela di conto, diciamo, perché è molto invidiata da tanti altri dipartimenti dell'Ateneo, perché è stata una nostra idea. Comunque, a parte lo scherzo, è importante, insomma, che ognuno di noi, no, con comportamenti responsabili, a partire, no, dall'uso non sconsiderato della plastica, faccia la propria parte. E io ora, ecco, l'ultima cosa che voglio dire è che, come vedrete, appunto ci sarà la presentazione dopo la lecture di tutti i corsi di laurea, ma quest'anno noi con un tempo speciale, perché abbiamo un nuovo corso di laurea, che è il corso di laurea in scienze della formazione primaria. Quindi è una prima volta dopo tanti anni, corso di laurea che abbiamo avuto nel passato, e quindi in bocca al lupo al nostro nuovo corso di laurea, che verrà presentato poi più tardi. Passo la parola a Lorenza Savignano e mi metto in prima fila nel pubblico. Sì. Buongiorno a tutti, un momento, non ti sentiamo. Bene, Nicola, io ti vedo, adesso anzitutto provo a mettere in rilievo il nostro relatore. Siamo, perfetto. Bene, buongiorno a tutti anche da parte mia. Grazie a Paola Domi e a Elisabetta Vessosi per questa introduzione. Lo tengo in mano. Grazie. E gli partecipanti. Prego. Gli partecipanti. Grazie. Allora, con grandissimo piacere do il benvenuto e la parola al professor Nicola Gardini, che insegna letteratura italiana e comparata all'Università di Oxford. E, allora, dirò solo due parole molto veloci, perché se dovessi attraversare tutta la produzione di Nicola Gardini non ci basterebbe il tempo a disposizione. Allora, noi siamo veramente contenti di avere l'onore di questa lecture da parte di Nicola Gardini, perché i suoi interessi intersecano molte delle anime del nostro dipartimento. Oltre ad essere appunto docente di letteratura italiana e comparata, si è occupato, ha una formazione da classicista, e è un autore anche di best seller, quindi di narrativa, e oltre a tutto questo è poeta e pittore, e pertanto i suoi interessi spaziano veramente attraversando appunto varie anime delle Humanities.
ma non voglio sottrarre tempo al nostro relatore. Anticipo solo che alla fine della lecture ci sarà spazio per qualche intervento dei partecipanti, quindi invito sia gli studenti di Trieste che quelli di Porto Gruaro a eventualmente appuntarsi qualche domanda, qualche considerazione, perché vogliamo che questo sia un momento partecipato. E do volentieri la parola a Nicola Gardini, che di nuovo ringrazio per essere tra noi. Buongiorno a tutti, mi sentite bene? Nicola, il microfono sì, acceso? Sì, è acceso, mi sentite? Noi non ti sentiamo. Il mio microfono è acceso. Allora, prima ci sentivamo. Noi a Porto Gruaro sentiamo bene. A Porto Gruaro abbiamo un audio e un video ottimale, direi. Sì, bene. Quindi una parte di voi mi sente, un'altra no, giusto? Non ti sentiamo. E come posso fare io? L'audio. Perché Eccolo qua. Perché mi perso. Ora di nuovo non si sente. Hai spento il microfono? No, il microfono. No, questo. Ah, okay. Adesso ti sentiamo. Benissimo, io vi sento benissimo. Ottimo. Allora, questo era. Purtroppo sento un eco che mi dà molto fastidio. Vi chiederei di abbassare i vostri microfoni. Posso? E voi mi sentite? Perfetto. Benissimo, beh, c'è un silenzio di tomba, ma cercherò di non essere tombale. Vi ringrazio assolutamente per questo invito. Ringrazio sicuramente Lorenza Savignago, che è stata la prima a contattarmi. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile l'incontro. Ringrazio Elisabetta Vezzosi e Paolo Edomi per quello che hanno detto, che in un certo senso mi preparano la strada. E saluto tutti gli studenti, ovviamente, perché siamo qua proprio per dare a loro il benvenuto. Io purtroppo non posso essere lì di persona, nonostante tutto quello che abbiamo detto, che il professore Domi ha detto sulla presenza, io mi vedo a contraddirlo con la mia lontananza, ma sicuramente non con la mia mancanza di partecipazione affettiva e, diciamo, intellettuale. Allora, la professoressa Savignago ha già detto qualcosa su di me, però mi sembra doveroso presentarmi brevemente proprio perché sappiate chi vi sta parlando, ecco, qualcosa su chi vi sta parlando. Farò delle considerazioni sul sapere, sul futuro, sulla collaborazione tra varie discipline, vari tipi di sapere. Però forse è importante che io vi dica anche chi sono, da dove arrivo, insomma, ma brevemente, non sarà una lecture sicuramente su me stesso, cioè sul mio curriculum. Io comunque sono uno che ha fatto il liceo classico a Milano, ha fatto l'università a Milano, si è laureato in lettere classiche. Sono uno che poi se n'è andato, cioè sono andato a fare un dottorato all'estero. Sono stato vari anni negli Stati Uniti, a New York, a NYU, New York University, dove ho preso un dottorato in letteratura comparata. Sono poi tornato in Italia e lì cosa ho fatto? Ho insegnato nei licei, sono stato professore di latino e di greco in due licei lombardi, a Lodi e a Milano. Poi ho vinto un concorso per l'università e sono entrato nell'università italiana. Ho girato un paio di sedi e poi mi sono trasferito all'estero ormai parecchi anni fa, questo è il mio 16° anno, all'Università di Oxford. All'Università di Oxford non insegno latino e greco, anche se sono le mie materie più care. Insegno invece letteratura italiana del Rinascimento e comparata, faccio anche dei corsi sul neolatino. Insomma, adesso non la faccio lunga su quello che insegno. Comunque sono uno che insegna, sono uno che incontra gli studenti tutti i giorni, studenti di primo anno, di secondo anno e di quarto anno. Quelli di terzo anno no, perché sono all'estero a impararsi bene le due lingue che sono venuti a studiare a Oxford. Quindi la mia esperienza, diciamo, è abbastanza varia e viva.
tutti i giorni io stesso devo far capire a me stesso, prima che ai miei studenti, altrimenti il rapporto non funziona, che cos'è il sapere, che cos'è quella cosa anche vaga, sempre sfuggente, che chiamiamo futuro. Ecco perché io ho accettato molto volentieri il titolo che mi è stato proposto, che è condividere il sapere, dare forma al futuro. L'ho accettato volentieri perché credo che il sapere sia dono di sé. E credo che senza il dono di se stessi non si può pensare di costruire in alcun modo il futuro. Ma che cos'è il futuro, questa cosa sempre invisibile, che ci evita sempre, eppure ci vediamo sempre davanti? Ma il futuro non esiste se non come progetto, come proiezione, come sogno. Il sapere è la condivisione di un sogno. Ma un sogno felice. Se noi non ritenessimo il cosiddetto futuro l'inveramento di un sogno felice, non esisterebbe sapere. Ci sarebbe solo la paralisi, la pietrificazione, la contemplazione della fine. Sapere e felicità non possono che procedere di pari passo. Ma che cos'è il sapere? Io credo ci sia una semplicissima definizione. Il sapere è ricerca. Qualcuno forse mi correggerà e proporrà un termine, diciamo, più positivo, più chiuso. Il sapere è scoperta. D'accordo. Le scoperte però sono sempre provvisorie, per quanto lì per lì possano passare per acquisizioni definitive. La ricerca invece è perenne, perché inquadra le scoperte in quadri di riferimento sempre nuovi, che possono anche smentirle, certe scoperte, facendo spazio a nuove, oppure rendere le vecchie ancora più produttive. Nessuna scoperta, insomma, è fissa, ultima, e se lo sembra per un certo periodo smetterà di esserlo quando salterà fuori qualcuno, uno di voi, che sappia metterla in relazione con altro e quindi trasformarla. Ecco, lo studio, che è la cosa che fate ogni giorno, ogni momento, anche quando non siete sui libri, perché siete studenti universitari, e speriamo che lo rimarrete anche dopo la laurea, lo studio è disposizione alla ricerca. In termini pratici è la ricerca stessa, che continua a moltiplicare e a ricombinare gli elementi del sistema. Noi, infatti, quando dico noi, parlo di noi umanisti, ma non solo. Vedrete che spesso farò riferimento anche agli scienziati con i quali mi piace sempre molto parlare, dialogare. Il dialogo non è sempre facilissimo, ma va fatto e in realtà è sempre implicito. Noi abbiamo sempre a che fare con risultati parziali e relativi. Di questo limite dobbiamo tenere sempre conto. O ripetiamo semplicemente quello che altri hanno detto, bloccando il cammino della conoscenza. È nostro dovere aver chiaro lo stato del sapere al fine di proporre innovazioni, al fine di poter scoprire qualcos'altro. Noi, studente matricola, studente di primo anno, studente laureando, dottorando, professore, noi tutti abbiamo il dovere di innovare. Ma l'indagine del passato è fondamentale. Senza l'indagine e la conoscenza del passato non è pensabile nessuna innovazione, perché non riusciremmo mai a misurare le traiettorie del nostro pensiero, che vanno sia all'indietro sia in avanti. Quando si studia, non esistono il prima e il dopo. Il passato non è trascorso, ma dura nel divenire. Noi siamo quel divenire. Se capiamo questa semplicissima verità,
smetteremo di credere che il presente sia fatto solo di attualità. Ogni sapere è inevitabilmente, intrinsecamente storico, che parli di fenomeni linguistici, mentali o fisici. Anche gli scienziati fanno storia, hanno la pretesa alcuni di loro di che sia il contrario, e in realtà stanno continuando un discorso che è iniziato millenni fa. Dunque la distinzione netta che alcuni continuano a fare tra humanities e scienze è puramente descrittiva, non è sostanziale. Noi tutti, umanisti e scienziati, ma quanto siamo scienziati noi umanisti e quanto sono umanisti gli scienziati, o quanto tutti dovremmo essere un po' dell'uno e dell'altro, noi tutti stiamo sempre e solo definendo i confini della realtà a partire da certi campioni, in un certo momento della nostra avventura terrena. Per alcuni i campioni saranno i testi, le parole, per altri le particelle della materia, i geni, via dicendo. Non c'è differenza se non nei contenuti. Questi, cioè noi umanisti, studieremo il pensiero, la società, i sentimenti, come pensiamo, il miglioramento dell'individuo, il senso del linguaggio. Gli altri studieranno la struttura delle cose, o ipotesi di strutture delle cose, descrizioni, anche loro. Abbiamo bisogno sia degli uni sia degli altri, perché la nostra società cresca armoniosa e sicura, tenendo a bada il già fin troppo diffuso culto della tecnologia e del possesso. Dunque, e qui liquido il discorso che sarebbe bello fare a lungo in realtà, una lunga apologia dei nostri studi, voi umanisti siete necessari, noi umanisti siamo necessari. Io sono un umanista convinto, non mi sento messo all'angolo da tante polemiche becere, anche da tante legittime, come dire, prese di posizione relativistiche che noi stessi facciamo e dobbiamo fare naturalmente, ma sono convinto della necessità del mio lavoro. Spero che anche voi riuscirete a darvi questa necessità, che va continuamente rinnovata, ma non va mai persa. Dunque nessun sapere conta su assoluti, ecco perché la scienza non è migliore degli studi umanistici, negli studi umanistici sono migliori delle scienze. Non si possono fare assiologie qui, assolutamente. Mancano gli assoluti, perché possiamo dire che l'una cosa valga più di un'altra. Quindi neanche le cosiddette scienze dure, una volta le si chiamava esatte, non so se la parola qualche scienziato abbia ancora la faccia tosta di usarla, comunque le scienze dure neanche loro hanno, come dire, un assoluto. Cosa si fa, sia noi umanisti sia gli scienziati? Si osserva e poi si arriva a capire qualcosa, o lo si crede. Si nota o si ipotizza una tendenza, un meccanismo nascosto. Si riduce la varietà del mondo ad alcuni principi. Ecco, sto un po' entrando anche in quello che io faccio quando lavoro, quando studio, quando ragiono e quando mi viene voglia di scrivere un libro. La ricerca non può, ricordatevi che la ricerca è quello che costituisce, secondo la mia definizione, il cuore stesso del sapere. La ricerca non può prescindere dalla contemplazione del molteplice, ma non deve assolutamente rinunciare all'ideale del semplice, della semplificazione, nel senso più bello del termine, della reductio ad unum. Cioè deve credere, anche se è ovviamente anche questa un'ipotesi, deve credere nella possibilità che sotto il ribollente magma esista un solo focolare, che tutta la diversità osservata derivi alla fine da una fonte o da un numero limitato di fonti.
e che questo dunque sia legato a quello e l'apparente caos sia null'altro che il manifestarsi camaleontico di un ordine segreto. O se si preferisce, che il caos abbia un suo disegno, un suo documentabile o anche solo ipotizzabile inizio. Noi vedrete, più studierete, più capirete che molte cose le capiamo solo se le ipotizziamo. Questo lo diceva molto bene anche Einstein. Dunque, è semplice studiare. Cioè, è una cosa risalire ai paradigmi senza smarrirsi nell'abbondanza dei dettagli. I dettagli vanno conosciuti, tutti, il più possibile. Ma non lasciamoci smarrire dalla varietà. Il compito principale di chi studia è ritrovare il condiviso nel diviso, il comune nel differenziato, capire le differenze per riconoscere le somiglianze. Su questo tornerò più avanti, forse con qualche riflessione d'ordine, chiamiamolo civile politico, che ci dice quanto, insomma, i nostri studi non siano svincolati dalla volontà di essere dei buoni cittadini. Quello che adesso vi ho un po' così riassunto, qualche anno fa l'ho teorizzato in un saggio su Ovidio, sull'opera di Ovidio. Ovidio, alcuni di voi sapranno bene che è stato un poeta importantissimo della prima età imperiale, ha scritto moltissime cose, ha un'opera, proprio nel senso un opus vasto, fatto di cose brevi, di cose più lunghe e di cose lunghissime come le Metamorfosi, che sono uno dei grandi libri dell'Occidente, uno dei libri più influenti insieme a pochi altri dell'antichità. Insomma, l'antichità ha influenzato in vario modo, sotto molti aspetti, ma esistono dei libri che hanno fatto questo in modo sensazionale. Le Metamorfosi sono uno di questi libri, insieme all'Eneide, per esempio. Ecco, però se uno guarda tutta l'opera di Ovidio, dalle prime elegie amorose, poi passa a quelle più lunghe, passa ai trattati, alla trattatistica amorosa, che pure quella ha avuto una grande influenza, alle finte lettere di eroine, fino alle ultimissime elegie dell'esilio, perché a un certo punto Ovidio è stato esiliato, uno dice, ma come ha fatto un autore così a scrivere tanto e tante cose diverse? Questo è un interrogativo che ovviamente io mi sono posto il giorno in cui ho deciso di scrivere un libro su Ovidio. Ma alla fine, leggi e rileggi, prendi appunti, muoviti tra tanti dettagli, vedi questo rispetto a quello, rivolta, diciamo, questa grande opera un po' in tutte le direzioni, alla fine mi sono reso conto che un'opera tanto ampia e tanto varia, che tocca più generi e più temi, alla fine dimostra di essere assai meno ampia e varia di quanto io credessi all'inizio. La sua struttura interna è costituita da un'idea portante che per me è stato anche fin troppo facile a un certo punto identificare con il concetto di incertezza. Cioè, comunque tu la guardi, quest'opera di una cosa parla. Dell'incertezza. E questa incertezza, che non è teorizzata in nessun punto dell'opera di Ovidio, in realtà va ipotizzata, va postulata perché tutta questa varietà abbia una sua spiegazione, una sua giustificazione. Quindi, anche se non c'è un passo di Ovidio che dica io vi parlo dell'incertezza, che vi racconti di amore, vi racconti di metamorfosi o vi racconti di esilio, questa incertezza era lì, nascosta, implicita, e infatti l'ho voluta chiamare la sorgente nascosta. Tra l'altro poi chi ha letto il libro spesso mi ha detto di essere rimasto abbastanza colpito da questa immagine, sorgente nascosta, perché in effetti è produttiva, cioè può aiutare anche a leggere molte altre cose, non soltanto Ovidio. Dunque questa sorgente nascosta poi va riconosciuta nelle più varie rappresentazioni. Se mi permettete, io vi leggo un pezzetto di quella mia pagina, di quel mio libro, che si intitola Con Ovidio,
ma perché mi torna veramente attuale proprio oggi che vedevo, e non l'avrei immaginato, proprio oggi che parlo a voi studenti e studentesse del Dipartimento di Studi Umanistici di Trieste e di Porto Gruaro. E io dico, via via che leggiamo, sostituite il verbo leggere con studiamo, via via che studiamo, la complessità si rivela ordine. E in quanto ordine dimostra di essere struttura, e in quanto struttura, insieme di elementi regolati, congiunti da rapporti di dipendenza necessaria. La complessità alla fine appare unità. Da flusso ramificato e divagante si riduce, se allo studio mi applico con spirito curioso, a un'intuizione di partenza, a una matrice, quella appunto che io ho chiamato sorgente nascosta, che meglio ci aiuta a rappresentarci l'incessante impulso alla propagazione. Qui per incessante impulso alla propagazione intendo proprio l'incessante impulso di Ovidio a propagare immagini, situazioni, con uno sforzo quasi enciclopedico. La sorgente nascosta corrisponde, non solo in Ovidio ovviamente, ma in tutto quello che noi cerchiamo di capire, di trasformare in sapere, corrisponde a un concetto che ambisce a moltiplicarsi nel corso della scrittura, dei libri, delle opere, in concetti diversi ma analoghi, anche se non interscambiabili, traducendosi di volta in volta in immagini o situazioni concrete. Ecco, la sorgente nascosta è l'unità che precede la differenziazione. Agisce sotto le più diverse espressioni e situazioni, congiungendo in profondità e anche in potenza elementi che appaiono diversissimi. Quindi, quando noi leggiamo, e lo facciamo in tanti modi, il leggere la realtà, il leggere un testo, il leggere un risultato al microscopio, noi siamo sempre così portati a creare una certa attenzione, e l'attenzione è selettiva, quindi scelgo questo e non quello, magari invece scartiamo esattamente quello che ci avrebbe potuto aiutare a leggere in un altro modo, forse migliore, forse più produttivo. Ecco, noi, se vogliamo leggere e imparare qualcosa, che forse un giorno verrà anche superato, ma che lì per lì diventa sapere, dobbiamo risalire alla sorgente nascosta, cioè dobbiamo trovare il più possibile quell'unità nascosta. Dunque, molte volte le cose sembrano irrelate, cioè slegate, ma non lo sono. In realtà si assomigliano, così come si possono assomigliare due parenti, fino a che non ci dicono, ma no, ma quelli lì sono figli di due sorelle, ah, dunque sono cugini, ah, ecco, in effetti si assomigliano. Ma era necessario che qualcuno ce lo dicesse? Forse ci potevamo arrivare anche da soli guardando con più attenzione, notando tratti comuni. Quindi, quando noi leggiamo, studiamo, analizziamo, dovremmo proprio capire che una cosa, anche apparentemente unica, non lo è mai, non è mai se stessa e basta. A volte addirittura metafora di quella sorgente nascosta che rimane sempre nascosta, ma per apparire deve creare questo pullulare di immagini simili e differenti. La somiglianza è sempre differenza, è logico anche questo. Dunque, non soffermiamoci, questo è proprio l'invito più caldo che io posso fare a voi studenti, e lo faccio sempre anche ai miei studenti di Oxford, no? Che leggono i testi rinascimentali, non soffermiamoci all'aspetto letterale delle immagini. Laddove per immagine intendo un episodio, intendo un personaggio, una descrizione, insomma, qualunque elemento noi abbiamo deciso di isolare, qualunque elemento a noi sembri utile analizzare. Ecco, io lo chiamo immagine, ma potremmo chiamarlo ovviamente con termini più specifici. Non prendiamolo alla lettera mai, sta sempre per qualcos'altro, cioè rappresenta sempre una sorgente nascosta, un concetto al quale dovremo risalire e senza del quale moltissimi altri fenomeni
ci risulterebbero incomprensibili. Le immagini vanno decrittate perché rappresentano sempre altro oltre a se stesse. Diventare dei bravi studiosi, dei bravi studenti, ma la differenza è minima, tutti siamo studiosi quando siamo studenti, tutti siamo studenti quando siamo studiosi, significa diventare sospettosi, non fidarci delle apparenze mai. Quindi lo so che il liceo vi ha abituato alla parafrasi, il liceo vi ha abituato alla descrizione, forse non solo a quelle cose naturalmente, però fare la parafrasi delle cose non ci porta da nessuna parte. Descrivere e basta non basta. Descrivere e basta non basta. Le immagini stanno sempre per altro. Tutti avete letto Dante, no? E lo sapete bene che i personaggi di Dante, questo è un dato abbastanza consolidato della critica dantesca, sono sia personaggi storici o anche mitologici, ma vabbè, prendiamoli tutti per personaggi già, che dobbiamo interpretare per come sono stati nella storia, ma anche allegorici per come sono diventati in quel momento di eternità. Ecco, tutto quello che noi leggiamo andrà letto proprio quasi come fosse un personaggio dantesco. Ha una sua storia, ha un suo passato, ma appartiene anche a un altro disegno, a un ordine diverso, superiore, e rispetto a quello anche andrà compreso. Insomma, le immagini non vengono mai con una faccia, questo è un dato fondamentale, e non vengono mai sole, perché anche se sembrano slegate, fatemi usare un'immagine un po' banale, ma forse abbastanza utile, sono legate come tanti palloncini nella mano di una persona. Cioè stanno insieme, stanno in un pugno, anche se sembrano lontane. Ecco, questa condizione voi letterati e letterate, voi umanisti, la trovate molto ben misurabile nelle lunghe narrazioni, no? Vi ho parlato di Ovidio brevemente, nei poemi epico-cavallereschi, nei poemi omerici, nei romanzi, ma anche ovviamente di poesia in poesia. Fatemi fare adesso un altro esempio moderno. Abbiamo visto l'esempio di Ovidio, l'incertezza come sorgente nascosta, che poi ti diventa lettera d'eroina, ti diventa trasformazione, ti diventa poesia d'esilio. Ecco, un libro per me sempre di riferimento è La ricerca del tempo perduto di Proust. Spero che qualcuno di voi la leggerà, l'avrà letta già, oppure insomma la incontri in qualche corso universitario. Ecco, è un libro sulla memoria, sull'importanza della memoria, detto in una frase, è un libro che dice che noi viviamo veramente soltanto quando ricordiamo, perché la vita ci sfugge, la vita non ha senso mentre la viviamo. Perché? Perché non c'è la distanza temporale che ci consente di vedere i meccanismi della verità. Quindi noi viviamo sempre menzogneramente, solo nella memoria, se siamo fortunati, a un certo punto la verità emerge e rompe, perché la verità torna sempre, non perché noi l'abbiamo deciso, ma perché lo fa da sola. Allora, molto di questo lunghissimo romanzo parla di gelosia. Anzi, praticamente comincia come un romanzo della gelosia, l'amore di Swann, un personaggio importante che poi a un certo punto sparirà, ma in un certo senso prepara già quello che sarà il protagonista narratore. Swann impazzisce di gelosia per una certa Odette, e le pagine della gelosia di Swann sono tra le più memorabili del romanzo, e tra l'altro, come vi ho detto, sono proprio all'inizio. Torneranno pagine importanti sulla gelosia molto più avanti, quando il nostro protagonista narratore è cresciuto e impazzisce di gelosia perché non sa effettivamente se Albertine abbia altre relazioni, sia con uomini sia con donne.
Allora, che cosa fa sì che un romanzo sulla memoria, sull'importanza della memoria, sia anche un romanzo sulla gelosia? Che cosa hanno in comune queste due cose? E in effetti qualcosa in comune hanno. Il geloso fa esattamente quello che fa chi si ricorda di qualcosa, chi improvvisamente capisce, con la differenza che il geloso cerca di capire lì per lì, avverte che esiste una realtà nascosta, la sente, la subisce, ma non sa quale sia. Il geloso, diciamo, è come uno che vuole ricordare ma non riesce a ricordare. Cioè, l'azione della gelosia è quella di una mente che si sforza di intuire la verità. E quindi ecco perché abbiamo tanto spazio sulla gelosia. È un'azione, diciamo, conoscitiva. Cioè, per sapere la verità dobbiamo sospettare che tutto quello che abbiamo davanti non sia la verità. E così quando noi studiamo facciamo la stessa cosa. Sapere è diventare un po' gelosi della realtà, sapere che la realtà ci sta nascondendo qualcosa. Vedete che ho fatto anche un'equivalenza abbastanza spontanea tra il modo di leggere Proust e il modo di applicare Proust alla nostra vita. Leggiamo Proust, questa grande opera, anche questa molto varia, magari perdendoci tra mille episodi, mille dettagli, mille immagini, ma poi alla fine non possiamo, se studiamo quest'opera con la voglia di sapere qualcosa di quest'opera, non possiamo non cercare nessi nascosti tra le parti. E allora capiremo che Proust parli di arte, che parli di gelosia, che parli di memoria, che parli di etimologie, sta sempre dicendo la stessa cosa. La realtà ci sfugge, la capiremo soltanto un giorno con le illuminazioni della memoria. Vedete che, insomma, sto parlando sostanzialmente di cosa? Di metafore. Che cosa sono le metafore? Le metafore sono le tante facce di una sorgente nascosta, di un sapere che continua a manifestarsi variamente. E allora questo e quello non si assomigliano, ma sono in realtà collegati. L'uno è, in un certo senso, l'apparizione metaforica della sorgente nascosta al pari di qualcos'altro. Ora, parlare di metafore per me è essenziale, cioè nessuno può crearsi un sapere se non avverte questa dimensione metaforica di tutto quello che decidiamo di osservare. Non c'è nulla che valga di per sé, è sempre in un contesto, è sempre in una rete di relazioni e noi dobbiamo intendere la rete di relazioni, o il sapere non si forma. Solo in una rete di relazioni quella certa cosa, quell'episodio, quella parola diventa anche qualcos'altro, quindi è metafora di un senso più nascosto, più riposto. Lo studio per me è stato questo, nella vita e ancora continua a esserlo, leggere sempre un po' come il geloso che avverte la presenza di un concorrente, di un antagonista, di un rivale, ma non sa ancora chi sia. E un giorno lo capirà, perché un giorno tutto diventa chiaro, più o meno, per poi rintorbidarsi immediatamente, allora si cominciano altre ricerche e così si passa di sapere in sapere. L'ho già detto all'inizio, nulla è mai assoluto, nulla è mai acquisito una volta per sempre. Ecco perché chi comincia l'università in realtà non la finisce mai, neanche se arriva alla laurea. Le metafore interessano agli scienziati, ecco perché questo io sto descrivendo un modo di fare tipicamente nostro, o che ritengo dovrebbe essere tipicamente nostro, appunto leggere i testi, leggere i reperti del passato o anche della contemporaneità alla luce di questa ambivalenza metaforica sempre. Ma gli scienziati anche loro hanno le metafore, come no, certo, nel loro linguaggio,
ma anche nelle loro, come dire, prime intuizioni. Se voi leggete un pochino di biografie di Einstein, vedrete che Einstein, tutti dicono che è stato molto più capace di immaginare che non di fare calcoli matematici. Anzi, si è poi appoggiato a certi matematici per svolgere e dimostrare l'esattezza di certe intuizioni iniziali che erano immagini, immagini mentali, non erano formule. Però, ecco, e questa è la grande difficoltà che vorrei mettere subito in evidenza. Gli scienziati concepiscono le metafore in modo diverso. Perché? Perché gli scienziati hanno uno scrupolo che a noi umanisti sta meno a cuore, e cioè l'esattezza definitiva, l'incontestabilità di quello che scoprono, di quello che imparano e di quello che devono condividere. Cioè, c'è un problema proprio di linguaggio, di espressione, di fede anche nell'oggettività dei risultati raggiunti. E questo è un grosso tema, no? Quanto è oggettiva la rappresentazione del cosmo che abbiamo oggi o quanto non lo sia, no? Quanto è oggettivo leggere Omero in un certo modo, o Shakespeare, o quanto non lo sia, o quanto non lo è. Insomma, su questo ovviamente non posso entrare. Io, forse avete già capito da che parte sto, io sono sempre dalla parte della soggettività, perché, e su questo poi vedrete che anche le mie ultime considerazioni punteranno, perché non c'è un conoscere assoluto. Non c'è un sapere assoluto, c'è sempre un conoscente, una persona che conosce, che si mette a conoscere. Non c'è un sapere, c'è un sapiente. Quando uso il maschile logico, che lo sto usando anche dove manca il femminile in italiano. Cioè, c'è sempre un soggetto che specula, che ipotizza, che riconosce, che indica. E quindi tutto questo avviene anche nelle scienze. Ho molti amici scienziati con i quali mi confronto, soprattutto anche colleghi. Ho la fortuna di lavorare in un'università che conosce il sistema dei college, quindi a tavola spessissimo sono a fianco, non a un letterato, anzi io sono uno dei pochissimi letterati del mio college, ma uno che si occupa di ottica, un altro che si occupa di robot, uno che si occupa, insomma, di intelligenza artificiale, via dicendo, di medicina, che mi interessa moltissimo, un tema che mi è molto molto caro. Ed è bellissimo vedere quanto ci capiamo e anche quanto non ci capiamo. Poi dipende sempre molto dalle persone. Ci sono persone che non hanno voglia di scienziati, che non hanno voglia di, come dire, rinunciare all'incontestabilità dei gerghi, dei tecnicismi, e quindi si rifiutano magari di trovare somiglianze. Io ho subito molto questa situazione anni e anni fa. Ero negli Stati Uniti per una ricerca, avevo vinto una borsa per lavorare a un libro che poi è uscito, un libro che si occupava di omissioni, è un tema che mi è sempre molto interessato. Il non dire nella volontà di non dire, quindi la scelta deliberata del silenzio, laddove ci aspetteremmo invece delle parole. Io ho detto, ma questo tema che non era stato molto trattato in nessuna letteratura critica, ho detto, ma forse il campo del sapere che più si è occupato di salti, di omissioni, di lacune, il mio libro poi si è intitolato Lacuna, è il campo delle neuroscienze. Avevo la fortuna di avere dei neuroscienziati come colleghi in quel periodo, e credetemi, non è stato facile farmi intendere, perché c'era l'assoluta resistenza a condividere dei campi. Ma questo è inevitabile che accada, cioè che ci siano delle forme di incompatibilità o anche di incomunicabilità tra i vari campi del sapere. D'altra parte succede anche tra i matematici, ci sono talmente tante matematiche che ci sono dei matematici che non capiscono altri matematici. Però non dobbiamo arrivare a dire che il dialogo non ci sia o non sia possibile. E vi voglio citare, per farvi capire che il dialogo invece c'è, un passo di un fisico che io stimo moltissimo, un signore che si chiama Giorgio Parisi, ha vinto il Nobel nel 2021,
L'ho sentito anche parlare in pubblico, mi è sempre piaciuto quello che, insomma, quello che diceva, una persona veramente sensibile e acuta. E in un libro molto divulgativo che è uscito l'anno scorso, che si chiama In un volo di storni, fa una difesa delle metafore e dice: le metafore hanno un ruolo decisivo nel trasferimento di immagini e di idee tra discipline diverse nello stesso periodo storico. Quindi è bella questa affermazione, no? Cioè, siamo tutti sulla stessa barca. Tutti in un certo modo, che lo crediamo o no, ci assomigliamo. E quindi possiamo forse capirci. E sto parafrasando, eh? Riprendo la citazione. Se esaminiamo con attenzione un periodo storico, possiamo percepire l'esistenza di uno spirito del tempo. Spesso siamo in grado di trovare corrispondenze e assonanze non solo fra discipline scientifiche diverse, come potrebbero essere la biologia, la fisica e così via, ma addirittura tra la musica, la letteratura, l'arte e la scienza. Basti pensare alla crisi di un certo razionalismo all'inizio del Novecento, ai cambiamenti simultanei che ci sono stati nella pittura, nella letteratura, nella musica, nella fisica, nella psicologia, e in effetti così è stato. Tutte queste discipline, molto lontane l'una dall'altra, comunicano tra loro, questo lo dice Parisi, ed è ragionevole pensare che le metafore abbiano un ruolo importante nella formazione del sentire comune. Questo è verissimo, no? La formazione del sentire comune, e figuratevi, ci sono i linguisti, su questo si sono sbizzarriti. Comunque è molto interessante che queste dichiarazioni avvengano da parte di uno scienziato. Scusate, salto qualche riflessione. Io ho sempre il terrore di non avere abbastanza da dire, quindi avevo preso moltissimi appunti, ma vedo che il tempo stringe. Vi voglio leggere, perché mentre ragionavo su queste cose ho ritrovato anche l'attualità di certi testi che avevo sempre così letto in un'altra maniera. Vi voglio leggere 8 versi, cioè le prime 2 quartine di un famoso sonetto che secondo me quasi tutti voi avete incontrato a un certo punto della vostra vita scolastica. Una poesia di Baudelaire, il poeta francese, il grande poeta francese Charles Baudelaire, che forse ricorderete per l'Albatros, no? Ma forse lo ricorderete anche per una poesia che si chiama Correspondance. Vi leggo la traduzione e poi l'originale. La natura è un tempio dove viventi pilastri lasciano talvolta uscire confuse parole. L'uomo vi passa attraverso foreste di simboli che lo osservano con occhi familiari. Gli occhi saranno anche familiari, ma i simboli restano scuri. Questo lo dico io. Riprendo. Come lunghi echi che da lontano si confondono in una tenebrosa e profonda unità, vasta come la notte e come il chiarore, i profumi, i colori e i suoni si rispondono. Io quando ho ritrovato nella mia memoria questi versi di Baudelaire, ho detto: ma Baudelaire, che sta certo parlando dalle fleurs du mal, ci sta raccontando cos'è la poesia per lui, che cos'è la poetica per lui, che cos'è lo scrivere, in realtà ci sta dicendo anche che cos'è il sapere. Il sapere è questa profonda unità che si rivela per simboli che noi scambiamo magari per qualcosa di familiare, ma che familiari non sono mai. Ecco, dobbiamo defamiliarizzarci. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. Noi crediamo di capirle, ma sono confuse. Dovremo intendere un linguaggio più segreto, allora arriveremo forse a intendere la natura. Ma la natura, la sorgente nascosta, scusate se parafraso, se spiego questi versi con una mia immagine, non la vedremo mai. Noi vedremo soltanto delle immagini familiari. Solo quelle ci diranno se c'è una sorgente nascosta e quale possa essere.
eccetera, eccetera. Il tempo stringe e purtroppo non riesco a leggere il resto. Non ci sono saperi inutili e saperi utili. Mettetevelo bene in testa. Non siete né inutili né utili, siete necessari, l'ho già detto. Chi parla di utilità e di inutilità, e lo troverete, l'avrete già trovato, quanti vi avranno detto, ma perché andate a fare una facoltà umanistica che ti serve? Ma su questo non voglio entrare, perché l'ho già fatto troppe volte nella vita e un pochino mi sono anche stufato. È importante studiare. Vedrete di cosa siamo capaci. Questa è la cosa da fare. Ecco, chi parla di utilità e di inutilità ha anteposto il profitto materiale a quello intellettuale e spirituale. Nessun sapere mira al denaro, neanche la scienza, neanche il laboratorio. Parlate con uno che sta 10 ore al giorno in un laboratorio a guardare microbi, a sentire la puzza di muffe, eccetera, eccetera, o a, poveretti, a far male ai topolini. Aspetta, mica c'è la traduzione in utilizzo tecnologico immediato. Tutte quelle sono stupidate che raccontano quelli che non sanno cos'è studiare. In realtà potremmo dire che tutto il sapere è inutile, perché è appunto che cosa? Ricerca, quello che ho detto fino a questo momento. E la ricerca non ha applicazioni o scopi pratici, almeno nell'immediato, tantomeno l'interesse finanziario. Ormai questo dovrebbe diventare un grosso tema di discussione, si sta muovendo un pochino, anche grandi scrittori americani cominciano a farlo, cioè a parlare contro questa sete di profitto che purtroppo sta diventando davvero un grande problema. La ricerca è fatta di osservazione, di analisi e di intuizione. Una parola che, non so se avete notato, ho già usato parecchie volte. Ci finiscono energie irrazionali che non sono amministrate né dalla volontà né dalla logica. Ci finisce chi siamo. La nostra storia, quello che così banalmente si chiama il nostro vissuto, ci finisce una vita di fotografie. Ecco che torniamo a quest'idea che vi dicevo avrei sfiorato ancora sul finire, cioè la soggettività, quello che siamo, l'impegno nostro, la nostra responsabilità. Ma non solo, e qui concludo. La nostra ricerca di gioia, il piacere dello studio. Ecco, l'idea di questo piacere era implicita in tutto quello che ho detto finora. Non si ricerca nulla se non ci guida il piacere. Parisi, lo scienziato che ho già nominato, parla addirittura di divertimento. Io preferisco la parola piacere o la parola gioia. La ricerca è un gioco e, come tutti i giochi, ha regole. Solo che quando cominciamo a giocare, queste regole non sono ancora evidenti. La ricerca è un gioco in cui giocare significa trovare le regole. E via via che queste saltano fuori, il gioco ci porta un po' più in là. Lo scenario si trasforma. La foresta baudelariana si lascia attraversare. Ognuno farà il suo gioco. C'è un'università che ci dice che dobbiamo fare gli esami, che dobbiamo seguire i programmi, che dobbiamo, insomma, stare a certe regole dette da altri, ma le regole vere sono quelle che ci diamo noi. Che significa non fare quello che vogliamo, perché questo non è darsi delle regole. Noi dobbiamo darci le regole per quel gioco meraviglioso che è la ricerca. Nessuno può giocare il gioco di un altro, per quanto prescrittivi siano i programmi, le regole, gli orari, le scadenze. Nessuno farà mai il nostro gioco e noi non faremo mai il gioco di un altro. Evitiamo il conformismo. Anche questo era implicito in tutto quello che ho detto. Si può imitare, certo, che bello avere dei professori che stimiamo, che bello avere dei compagni e delle compagne che stimiamo. Ma questo serve all'inizio.
perché ci dà la rassicurazione che il gioco si può fare, che le regole salteranno fuori per il nostro divertimento. A un certo punto però tocca a noi. Costruiamo noi da soli la nostra strada, scopriamola noi da soli, la nostra foresta baudelariana, con il massimo dell'originalità che possiamo, con il più alto senso di responsabilità. E allora rispondo alla seconda parte del tema che mi avete dato. Il futuro è tutto quello che riusciremo a trovare lungo il cammino, per il nostro bene e per quello del mondo. Grazie dell'ascolto. Contento di rispondere a qualche domanda o ascoltare qualche osservazione se ce n'è. Grazie, grazie mille Nicola. Io senza indugio do la parola agli interventi. Allora, finché intanto ci pensate, io ringrazio moltissimo Nicola. Mi calo nei panni di un nuovo studente che inizia appunto questa avventura all'ISU. Io ho trovato degli simboli davvero fecondi in quello che hai detto, a livello proprio di metodo, di approccio. E quindi davvero mi piace che i nostri studenti recepiscano l'invito a costruire dei percorsi, no, dei piani di studio con tutte le possibilità che che il Dipartimento offre, costruire dei percorsi che consentano loro di decifrare proprio queste relazioni nascoste e quindi di far interagire ciò che è apparentemente irrelato. Ecco, mi piace proprio che questo sia un po' l'augurio per il loro percorso. Nel frattempo non vedo mani alzate. Oh sì, benissimo. No, ma venga pure qui così. Scusate, vado a prendere un attimo da bere, perché ho avuto oscuro un attimo la camera, ma arrivo. Eccomi qua. Buongiorno, mi vede? Sì, la vedo benissimo. Perfetto. Io intanto volevo ringraziarla del suo intervento, penso da parte di tutti noi studenti, e poi volevo chiederle una chiarificazione rispetto ad un punto, perché mi ha colpito che lei all'inizio ha disegnato questo legame stretto tra la felicità e il sapere. E questo fin dall'inizio della presentazione per me è stato un po' il tarlo, no? Perché volevo chiederle come si può gestire questo legame, considerando anche, questo inserisco il mio punto di vista, che il sapere sia anche responsabilità, cioè sia anche attività nella realtà, no? Soprattutto parlo per quando mi è capitato di studiare storia, di leggere la realtà di oggi rispetto a quello che è stato in passato. Mi chiedo come queste due cose possono andare di pari passo, perché molto più spesso mi è capitato di dire cavolo, se avessi saputo meno, probabilmente ci starei anche meno peggio. Quindi volevo chiederle un po' il suo punto di vista su questo, perché chiaramente c'è un'ambivalenza, cioè da una parte l'entusiasmo anche per quell'ignoto di cui ha parlato, no? Quindi il piacere della scoperta e della curiosità, ma dall'altra c'è anche la consapevolezza che più si sa, più almeno per quanto mi riguarda ci si sente portati a un'attività e anche alla sofferenza di doversi mettere sempre in moto per cambiare la realtà. Quindi le chiedo questo. Ma
È bellissimo quello che dice lei, siamo tutti, ma siamo dannati, ma è caro, no? Quello ci fa questa voglia di sapere. Però c'è una cosa che, diciamo, scusate, sento un eco che non riesco a parlare. Posso? Sì. Mi dispiace perché il silenzio è veramente triste, ma cioè non c'è proprio fruscio, niente, non, potrei essere completamente solo, però l'eco è veramente fastidiosissima. Allora, lei ha detto una cosa veramente molto bella, molto importante. Ha toccato la dimensione esistenziale di un certo modo di conoscere, no? E lì entriamo in zone anche oscure, molto, molto private, dove è molto difficile dire quanto di quella sofferenza, no? E anche di quella provvisorietà continua, no? Che il sapere ci dà. Ecco, è difficile dire quanto ciascuno poi alla fine ci faccia i conti e come. Però c'è una cosa che chi studia in un certo senso avrà sempre come termine di riferimento, cioè la felicità anche degli altri. Tutti quelli che studiano, studiano perché in un certo senso, sì, vogliono darsi un futuro, vogliono darsi una buona professione, vogliono arrivare, insomma, ad avere una posizione in società. Però non devono dimenticare che tutto questo avviene non in solitudine, ma sempre in compagnia. Noi non siamo mai soli completamente. E quindi il senso di responsabilità è non solo sono responsabile davanti se dico menzogne, se dico sciocchezze, se agisco male, se così diffondo cattivi valori, cattivi pensieri, cattive parole, non solo ledo, faccio male agli altri, però c'è anche la cosa di dire sono responsabile perché c'è qualcuno che mi aspetta. Ecco, qualcuno mi sta aspettando, qualcuno ha bisogno di me. È un po' una presunzione che tutti i saperi hanno, ma nessun sapere, diciamo, fruttuoso deve, in fondo il sapere di Ulisse, chiamiamolo come lo chiama Dante, il sapere di Ulisse è veramente un sapere privato, un sapere che non riesce, come dire, sì, si è creato la sua piccola compagnia, se l'è portata dietro, ma è un sapere, come dire, troppo soggettivo, troppo personalistico, troppo trionfalistico. Certo, lui nell'onda finisce perché così impone il Dio cristiano e così impone il poema di Dante, però possiamo leggere anche il fallimento della famosa sete di sapere di Ulisse, anche come il fallimento di un certo modo di conoscere per il puro gusto di conoscere. È vero che ci muoviamo anche per puro amore del sapere, però il puro amore del sapere non deve diventare delirio solipsistico. Il sapere è sempre qualcosa da condividere. Ecco perché mi piaceva molto il titolo Condividere il sapere. E allora lì, secondo me, quella sofferenza che lei ha giustamente messo in evidenza, fatta di trepidazione, di insoddisfazione anche, invece si stempera nella serena fiducia che qualcuno si metterà a parlare con me. Grazie sia della domanda che della risposta. Se c'è qualche altro intervento anche da Porto Gruaro, così facciamo una bella triangolazione. Come fanno gli scientifici, giusto? Niente, qui qualche altra alzata. Sì. Lorenza, ci sentite? Sì, forte e chiaro. Ok, da parte nostra da Porto Gruaro, grazie, un ringraziamento caldo. Abbiamo attraversato tanti contenuti, tanti concetti, tanti autori che forse non sono proprio quelli che praticano la quotidianità dei futuri educatori. Eppure di questo sapere
da condividere, che non è un'impresa privata, ma che diventa un'impresa collettiva. Volevo, e credo gli studenti e le studentesse appena iscritte condivideranno questo pensiero, di ritornare all'università sapendo che c'è un'impresa collettiva e che l'impresa collettiva del sapere, come ci diceva il professor Gardini, è proprio quello di portarlo e di esprimerlo in una, la chiamo felicità, ma forse in una sostenibilità, in un bene che è anche il bene cultura e che va condiviso e messo a servizio anche degli altri. Grazie quindi da parte nostra, molte grazie al professor Gardini per le sue parole, per i suoi contenuti molto profondi. Grazie molte. A voi tutti, grazie e auguri a tutti quanti, ai nuovi studenti e studentesse e ai colleghi che così hanno tutta la mia solidarietà. Bene, allora direi che Portogruaro saluta con un applauso. Bene, ora le nostre strade divergono. Arrivederci, grazie dell'invito. Nicola, grazie. Grazie di nuovo e buona continuazione. Grazie da parte nostra. Lorenza, noi vi salutiamo, vi auguriamo un buon proseguimento delle vostre attività. Ovviamente anche tutti gli studenti che sono qui a Portogruaro possono, se vogliono, questa sera alle 18.30 andare alla parte musicale a Trieste, quindi siete tutti invitati ovviamente. E grazie e buon proseguimento a voi. Certamente, scusa Elisabetta, ti tengo un attimo in attesa. A questo proposito volevo proprio ricordare a tutti che c'è ancora spazio per la partecipazione al momento augurale, al momento serale, perché abbiamo raccolto un numero di iscrizioni decisamente inferiore alla capienza, diciamo, prevista, pertanto si accettano volentieri anche come dire, nuovi arrivi e sono i benvenuti. Ecco, giusto perché è proprio benissimo il momento di condivisione, quindi questo vale sia per i presenti qui in sala sia per voi. Buona continuazione. Grazie anche a voi. E di nuovo. Tolgo il collegamento, Lorenza. Grazie ancora e buon continuo di giornata. Grazie a te. Sì. Allora, noi adesso a protocollo Covid dobbiamo arieggiare la stanza, quindi facciamo una pausa in realtà brevissima, direi 3 minuti, non di più. Ecco, diciamo 3 così siamo puntuali sui 5 perché siamo anche un po' in ritardo. Ecco, tra pochissimo allora.